È uscito un nuovo MUG, il Labyrinth, di cui sicuramente avrei sentito parlare, quindi come potevo non parlarne anch'io sul canale. Ne ho preso uno da strumentimusicali.net, adesso te lo faccio vedere. Piccolo disclaimer, ultimamente non sono particolarmente colpito dalla MUG, ultimamente nel senso negli ultimi anni in generale, nel senso che vedo un'azienda che oltre ai vari fallimenti, le varie cadute, eccetera, tende a ripetere spesso se stessa e quindi a dare altri sintoni classici sottrattivi, adesso quei lì anche che sono usciti su questo mega synth polifonico che tanto ha fatto hype, che in realtà sembra l'ennesimo polifonico sottrattivo di cui forse non c'era bisogno. Tutto questo mi fa un po' dubitare della attualità dei prodotti Moog, fino a che non è uscito il Labyrinth, perché il Labyrinth in realtà mi sta particolarmente colpendo, mi sta particolarmente simpatico, e in realtà questo deriva anche dal fatto che di fatto, e lo scoprirai in questo video, non è un Moog. Il Labyrinth infatti è un sintetizzatore in pieno stile West Coast. Questo significa che non abbiamo più la classica struttura sottrattiva, le classiche forme d'onda di base, anche se in realtà un filtro c'è e adesso lo andiamo a vedere, ma abbiamo addirittura una sinusoide a bordo, cosa che in un synth sottrattivo non ha neanche senso di esistere, perché se dobbiamo filtrare la sinusoide è una sola armonica, quindi cosa filtriamo? Qui abbiamo una sinusoide perché? Perché a bordo c'è un wavefolder, e oltre a wavefolder con corredato di bias e tutto quanto, quindi un classico wavefolder in pieno stile West Coast, abbiamo anche ben due sequencer che sono totalmente random. È impossibile salvare pattern o salvare ovviamente preset perché è totalmente analogico. Per il resto, tutto quello che sta succedendo è in uno stile che è molto molto fuori dal classico stile Moog. Abbiamo due inviluppini che sono relegati qui nella sezione inviluppi e hanno soltanto il decay, anche questi in pieno stile, se vogliamo, bucla, cioè inviluppi da low pass gate, inviluppi che hanno attack istantaneo e soltanto il decay. Quindi quello che possiamo fare sarà sempre e comunque percussivo. Piccola panoramica, in realtà il synth è molto semplice, ovviamente è nello stesso identico formato della serie Moog Sound Studio, motivo per cui adesso tra un secondo te lo faccio sentire anche con il DFAM che è qui sopra. Abbiamo nello stesso formato il tempo con il run stop, la capacità di triggerare il singolo tasto e un po' di controllini del sequencer che ora vediamo, dei due sequencer in realtà. Abbiamo due oscillatori, uno sinusoidale e l'altro triangolare, quindi non abbiamo la scelta della forma d'onda ma soltanto del pitch. A entrambi gli oscillatori possiamo assegnare l'inviluppo 1 per gestire il pitch sia in positivo che in negativo, un po' come succedeva sul DFAM. Possiamo assegnare nella quantità che vogliamo uno dei due sequencer, l'1 all'1 e il 2 al 2 ovviamente, e quando andiamo totalmente verso destra arriveremo ad avere valori quantizzati. Quindi se faccio partire senza l'assegnazione abbiamo sempre la stessa nota, se aumento l'assegnazione ho dei valori che però sono note stonate, potremmo dire, e tanto più vado verso destra tanto più diventano pitch interi. Tutto a destra saranno pitch veri e propri già quantizzati. Il secondo oscillatore può effettuare FM sul primo. Arriva anche in banda subaudio, quindi possiamo utilizzarlo dall'FO. Oppure ring modulation sul primo. Oltretutto tutto questo, i due oscillatori e un noise, di cui abbiamo anche il filtraggio, entrano in un mixer dove possiamo gestirli entrambi. Dopo il mixer entriamo in una serie di robine che sono quelle un po' più interessanti a bordo del synth, cioè il wavefolder e il filtro. Possiamo mettere wavefolder dentro il filtro,
filtro dentro il WAV folder nella posizione più bassa, oppure in parallelo c'è l'uno e l'altro dei due affari, sia che siano WAV folder dentro il filtro, sia il contrario, sia in parallelo, possiamo scegliere cosa sentire, cioè l'uscita del WAV folder, l'uscita del filtro, oppure un misto tra i due. Diciamo che voglio per ora soltanto l'uscita del filtro. Ovviamente filtrando avrò questo tipo di risposta. Ho un filtro risonante. E come senti non perde particolarmente basso. Prima volta nella vita. E posso deciderne anche la polarità in maniera fluida, quindi da un high bass a un low bass, passando per un band bass. Posso assegnargli l'inviluppo 1. I valori del secondo sequencer per l'apertura. Sentiamoci il WAV folder. Abbiamo già parlato di WAV folder in alcuni video passati. Quello che fa è sostanzialmente andare a clippare la forma d'onda e invece di andarla solo a schiacciare la va a ripiegare su se stessa, producendo un sacco di armoniche violentissime. Per questo la sinusoide, perché ci basta una forma d'onda che abbia una zona di picco o anche la triangolare ben definita, quindi non una quadra, per andarla a ripiegare su se stessa. Quindi ci basta una forma d'onda anche molto 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 semplice per produrre qualcosa di poi molto molto complesso. Sentiamola da sola. Possiamo scegliere quali dei due sequencer va a triggerare i due inviluppi. Così il sequencer 1 triggerà entrambi gli inviluppi. Se vado tutto a destra sarà il sequencer 2 a triggerare entrambi gli inviluppi. Se vado al centro, o comunque con delle sfumature, avrò una maggiore velocity del sequencer 1 sul 2 se sto un po' più a sinistra, o una maggiore velocity del 2 sull'1 se sto un po' più a destra, ma avrò entrambi i sequencer che triggeranno entrambi gli inviluppi. E creo quindi degli incastri ritmici e dinamici anche molto molto carini. Il bias è semplicemente, e si trova sulla maggior parte dei WAV folder seri, la quantità di distorsione di WAV folding che può avvenire sul lato positivo, sul fronte positivo della forma d'onda, o su quello negativo della nostra oscillazione. Quindi andando in su folderemo di più la parte positiva e andando in giù folderemo maggiormente la parte negativa, ottenendo delle timbriche leggermente diverse. Il volume si spiega da solo e lo U-Mix One Level si riferisce allo Utility Mixer che è qui nella Patch Bay. Quindi abbiamo due entrate, 1 e 2, tipo Mother 32, in cui possiamo inserire due segnali e uscire qui con il loro mix. L'entrata 2 verrà sparata direttamente al massimo volume come arriva dentro il mixer, mentre l'entrata 1 ha appunto questo attenuatore per il volume e di base è normalizzata, quindi già patchata, sul ring modulator tra gli oscillatori. Volendo poi possiamo portare quest'uscita dove vogliamo, modulare quello che vogliamo. Prima di parlare del sequencer, che è il pezzo forte, andiamolo a cloccare con il DFAM. Vado a rendere lui master clock, perché è un po' più semplice in questo caso. Vado a uscire quindi dalla porta clock, quelle sottolineate come al solito sono uscite, e vado a entrare nella porta advanced clock del DFAM. Mi metto sul primo step.
posso andare avanti tutto il giorno, quindi mi fermo un secondo e parliamo del sequencer. I sequencer sono appunto due da 8 step e hanno la capacità di randomizzare tutto. In realtà in questo caso specifico stai sentendo la stessa identica sequenza over and over. Sviluppi semplicemente perché vengono triggerati anche da questi altri step. Se io metto tutto sul sequencer 1, sentirai solo gli sviluppi del sequencer 1 e non del 2. La cosa molto carina è quando usiamo il parametro corrupt, cioè andiamo a corrompere la nostra sequenza in maniera irreparabile. Irreparabile lo dico non a caso, ma lo dico proprio perché quello che facciamo è distruttivo, non si può tornare indietro a meno che non usiamo un piccolo stratagemma che adesso ti faccio vedere. Quello che andiamo a fare sostanzialmente è andare ad alzare la quantità di randomizzazione che ad ogni giro viene introdotta, quindi verrà cambiata la sequenza ad ogni giro, in fatto di quali note vengono suonate se stiamo prima di mezzogiorno. Quindi prima di arrivare oltre la posizione verticale cambieremo soltanto le note. Ad ogni giro cambiano le note ma rimangono attivi gli stessi step. Ancora di più. Se supero mezzogiorno. Iniziano a cambiare anche gli step accesi e spenti, e se vado al massimo cambia totalmente tutto ad ogni giro. Quando mi piace una sequenza, diciamo questa, giro tutto a sinistra e quella sequenza viene mantenuta finché non rialzo il parametro corrupt, e lo stesso vale per il sequencer 2. Posso accorciare la mia sequenza. Posso accendere e spegnere con bit flip il bit su cui mi trovo in ogni momento e posso spostare la mia sequenza così com'è in avanti di tutti gli step che voglio con bit shift. Tenendo premuto buffer, e questo è il trucchetto, posso memorizzare una sequenza, una sola, soltanto per ora, poi la perdiamo. Tengo premuto buffer, la sequenza viene memorizzata, e una volta che io vado a fare corrupt, anche al massimo, succede il panico, e quando torno spingo buffer, richiamo la sequenza di prima. Quindi ho uno slot di memoria che posso utilizzare. Altra cosa molto carina è che posso metterle in chain, quindi in catena tutte e due, facendole diventare un... Potremmo ad esempio utilizzare il secondo VCO del DFAM, in questo caso, per andare ad aggiungerci alla UMix One che va sulla remodulation.
Potrei anche andarmi a prendere il bit flip, quindi la capacità di spegnere un bit acceso o accenderne uno spento, del primo sequencer e affidare il suo controllo ad un parametro dell'altro sintetizzatore, come ad esempio il controllo di velocity. Se ti è piaciuto questo video fammelo sapere qui sotto nei commenti. Ringrazio i ragazzi di strumentimusicali.net, mi hanno aiutato a realizzare questo video. Se ti interessa il Labyrinth e vuoi farmi domande, ovviamente scrivimele qua sotto. Se no, lo trovi qui sotto al link in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video. Se non sei già iscritto al canale, approfittane. Muah.